Beh, sono tanti i campioni, oltre a quelli che vi ho appena presentato. Che... Facchetti, poi Ronaldo, che pure lui entrerà in campo. Per ora sei in albergo a Torino. Però sì, devo trovare ancora casa. Tureremo le loro impressioni. Non so, fosti espulso in quella partita. Sì, ricordo, mi sembra la gara fu un Inter-Como e lì ci fu l'esordio di Bergomi, tra l'altro un ricordo particolare perché era un ragazzo che si è presentato così in prima squadra con tantissima umiltà, difatti a volte... L'Inter invece ha Abate tra i pali, qui abbiamo Bergomi, Galante, ricordato ora è primo nel girone A del campionato di C2, lui che allena lo Spezia, poi vediamo Leonardo che scambia con Mandorlini ancora Ronaldo, prova ad addentrarsi nella difesa, prova l'1-2 con la settimana, svolge dell'attività fisica e chi invece preferisce... Fa il pensionato. Vediamo Ronaldo Peruzzi il dribbling, il suo tipico dribbling e il pubblico di San Siro si infiamma. E qui diciamo che nell'uno contro uno, quando c'è il portiere, Ronaldo ha sempre quella finta ad allargare che il portiere non intuisce mai. Grande accelerazione di Ronaldo, poi a tu per tu con Peruzzi, la classica e grande finta che solo lui sa fare, fa finta di calciare, poi fa scorrere la palla col destro, evita il portiere di sinistro, a porta vuota la mette dentro. Grande agilità e grande progressione, in attesa appunto di vederlo nelle migliori condizioni. Attenzione alla torsione del ginocchio quando arriva davanti, ecco, vedete, eccolo qua. Mi sembrava proprio che calciasse con il piatto destro cercando l'angolo alla sinistra del portiere, eccolo qui ancora. Bellissima questa inquadratura che ci viene proposta dalle telecamere guidate da Poppi Bonnici. E c'è il gol di Ronaldo ed è 2-1. Evaristo Beccalossi, ultima considerazione prima dell'ultima. Sì. Una domanda supplementare. Sì, dimmi. Se c'è un giocatore di quelli che non giocano attualmente nell'Inter che avrebbe voluto con qualche anno di meno nella sua Inter attuale. Allora... fa niente per niente, per cui una cena c'era doverosamente. Così andremo a... Poi ancora Mateus, la fiondata, cerca Ronaldo, vediamo Ronaldo se riesce ad arrivare sulla palla. Lo contrasta Panucci, ma non dovrebbe contrastarlo. Ancora Ronaldo, parte il cross, poi ancora Manicone, ancora Ronaldo, avanzata di Ronaldo, 4 giocatori contro Ronaldo, la palla è per Mateus, palla a scavalcare, ancora per Ronaldo, prova a contrastarne l'azione Costacurta, ancora Ronaldo, vedete che dà a Mateus, qualcuno dovrebbe pur tirare, alla fine Ronaldo e gol, tutto regolare il tocco di Ronaldo, non riesce Peruzzi a tentare la parata ed è 4-3. Tutto molto bello, molto elegante, vedete il tocco e Peruzzi che non sì, ce la fa. Sembra soddisfatto anche Peruzzi, insomma siamo alla festa dell'amicizia, diciamo, senza allusioni politiche per l'amor di Dio. 4-3, 7 gol in questa partita, 3 in quell'altra, ne abbiamo visti 10, si potrebbe perché adesso dovremmo...